la mia vita, prendila, Signore, e la tua fiamma bruci nel mio cuore. Tutto l'essere mio vibri per te, sì, mio Signore e divino Re, fonte canto numero 329. Mio rifugio sei tu, in te io trovo riparo, soltanto a te, Signore Gesù, la mia vita donerò. Mio rifugio sei tu, in te io trovo riparo, soltanto a te, Signore Gesù, la mia vita donerò. Nella tua casa io facciamo il canto, quello successivo, numero 330. Quanto ho aspettato questo momento, quanto ho aspettato che tu stessi così, quanto ho aspettato mi parlassi, quanto ho aspettato che venissi da me. Io so per cosa sei venuto, io so ben perché hai pianto, io so quello che hai sofferto, perché con te son sempre stato. Nessuno chiama come me,
Spero che abbiate preso il foglietto all'ingresso. Invochiamo lo Spirito Santo con il canto numero 417. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito del Dio vivente, accresci in noi amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. Spirito Santo, invochiamo la tua presenza in mezzo a noi, invochiamo la potenza del tuo amore, invochiamo la tua luce, la tua sapienza, perché ciascuno di noi anche stasera possa fare un'esperienza profonda di ascolto di questa parola di verità. Vieni, o Spirito Santo, a porgere questa parola a ciascuno di noi. Questa parola è Gesù, è Lui la verità, è Lui la parola, è Lui il verbo della vita. Vieni, o Spirito Santo, facci ascoltare questa parola, facci adorare questa parola, facci meditare questa parola, fa che questa parola entri nel nostro cuore, nella nostra vita. Fa che questa parola sia per ciascuno di noi una verità liberante, una verità che salva, una verità che riscalda il nostro cuore. Vieni, o Spirito Santo, illuminaci, guidaci, predisponici all'ascolto. Fonte d'acqua viva, purifica i sole della vita, ravviva la tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori. Sole della vita, ravviva la tua fiamma. Stasera il cattivo tempo ha scoraggiato un po' di persone, però noi che ci siamo sicuramente godremo anche stasera della ricchezza di questa parola che stiamo per ascoltare e per meditare. Sapete già che siamo alla penultima Lectio Divina sul libro della Genesi e quindi siamo all'ultimo capitolo del libro della Genesi, che è il capitolo 50. Prendete allora nella vostra Bibbia il capitolo 50, i versetti da 1 a 14, ce li viene a leggere Valeria. E si tratta della morte di Giacobbe. Vi ricordo che sono quasi 2 anni che la nostra comunità si sofferma sul libro della Genesi. Praticamente abbiamo letto tutto il libro della Genesi. Stasera leggeremo questa metà del capitolo 14, la prossima settimana leggeremo la seconda parte del capitolo, del capitolo 50, la seconda parte del capitolo 50 e quindi concluderemo il libro della Genesi. Poi ci sono gli esercizi spirituali, poi c'è la Settimana Santa. Dopo la Pasqua
inizieremo a leggere il libro dell'Esodo e quindi proseguiremo, chiaramente inizieremo soltanto tra aprile e maggio, poi avremo modo l'anno prossimo, a Dio piacendo, di continuare. Va bene, allora ascoltiamo questo testo 50, versetti 1-14. Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre e pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano a suo servizio di imbalsamare suo padre. I medici imbalsamarono Israele e ci vollero 40 giorni, perché tanti se ne richiedono per l'imbalsamazione. Gli egiziani lo piansero 70 giorni. Passati i giorni del suo lutto, Giuseppe parlò alla corte del faraone. «De, se ho trovato grazia ai vostri occhi, vogliate riferire agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare dicendo: ecco, io sto per morire, tu devi seppellirmi nel mio sepolcro che mi sono scavato nella terra di Canaan. Permettimi dunque di salire ora a seppellire mio padre, poi ritornerò». Il faraone rispose: «Sali e seppellisci tuo padre, come egli ti ha fatto giurare». Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre, e con lui salirono tutti i ministri del faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli anziani della terra d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Lasciarono nella terra di Gosen soltanto i loro bambini, i loro greggi e i loro armenti. Con lui salirono pure i carri da guerra e la cavalleria, così da formare un corteggio imponente assai. Giunti all'aia di Atad, che al di là del Giordano, vi fecero grandi e profondissimi lamenti, e Giuseppe celebrò per suo padre un lutto di 7 giorni. I cananei che abitavano il paese videro il lutto all'aia di Atad e dissero: «È un lutto grave questo per gli egiziani». Per questo là si chiamò Abel Mizraim, che si trova al di là del Giordano. Poi i suoi figli fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. Lo trasportarono nella terra di Canaan e lo seppellirono nella caverna del campo di Macpela, che Abramo aveva comperato col campo da Efron l'Ittita come proprietà sepolcrale, e che si trova in faccia a Mamre. Poi, dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. Grazie Valeria. Allora, ripeto, siamo ormai agli sgoccioli, alla fine del libro della Genesi. Il versetto 1, anzitutto ve lo rileggo. Allora Giuseppe si gettò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Vi ricordate che prima di morire Giacobbe aveva benedetto uno per uno i suoi figli, e vi ricordate anche che la benedizione di Giacobbe sui suoi 12 figli era stata anche una profezia che in qualche modo preconizzava, anticipava quello che sarebbe stato il futuro dei suoi figli. Dopo questa benedizione che Giacobbe ha rivolto a tutti i suoi 12 figli, ecco, Giacobbe, il grande patriarca, figlio di Isacco, il quale a sua volta era figlio di Abramo, muore. Dio sarà sempre chiamato così nella Bibbia: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Questa triade di patriarchi, a cui poi si possono aggiungere certamente tutti gli altri, no? Soprattutto poi è il Dio di Gesù, ma poi possiamo dire il Dio di Emanuele, il Dio di Pino, è il Dio di Padre Mario, è il Dio che fa riferimento alla persona. Si chiude così la vita di Giacobbe, una vita lunga,
Adesso non soffermatevi sui numeri, Vi ho sempre spiegato che gli ebrei con i numeri ci giocano, va bene, però certamente una vita lunga, una vita faticosa, travagliata, difficile, una vita nella quale però Giacobbe ha sempre dialogato con Dio. Questa è la costante. Giacobbe ha sempre dialogato con Dio, si è lasciato guidare da Dio, in qualche caso ha anche lottato con Dio. Difatti Dio gli ha cambiato il nome, non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai Israel. El è in ebraico è l'abbreviativo di Elohim, che vuol dire Dio. Israele è un verbo in ebraico, significa combatti con Dio. Giacobbe ha lottato con Dio, è stato sconfitto come sempre. Tutti quelli che combattono con Dio sono sconfitti da Dio, non è che si possono mettere alla pari di Dio, no? Ma ci ha provato Giacobbe e Dio lo ha ridimensionato. Un uomo astuto, ricordate come aveva preso fregato la primogenitura al suo fratello Esaù, si era anche travestito con i peli. Un uomo forte, un uomo capace di sentimenti autentici, un uomo comunque alla fine capace di ascoltare il Signore e di obbedire alla sua voce. Vedete, in questo versetto si dice il grande dolore di Giuseppe alla morte di suo padre. Si gettò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Sembra di vedere una delle scene di lutto del nostro popolo di un tempo, no? Raramente ormai si vedono queste scene, no? Quando muore una persona cara, chi lo casietta proprio, no? E poi piange, si vedono raramente, però viene descritta, avete presente, insomma, no? In ogni caso, il racconto biblico fa capire il grande dolore di Giuseppe, che si getta sul volto di suo padre, piange su di lui e lo bacia. Tre gesti di grande affetto che testimoniano il grande legame che c'è stato tra questo padre e questo figlio. Giacobbe non ha mai fatto mistero di prediligere questo figlio Giuseppe, figlio dell'unica donna che lui ha amato nella sua vita, Rachele. E Giuseppe è stato il figlio amato, un figlio che egli considerava morto, perché gli avevano detto così gli altri figli, è stato sbranato da una bestia, e invece poi lo ha ritrovato sano e salvo, addirittura uomo potente in Egitto. Dopo tante sofferenze patite da Giuseppe per adempiere la missione che Dio gli ha affidato, che era quella di riunire i suoi fratelli, ora Giuseppe ha potuto anche lui rivedere il suo amato padre, ha potuto stare con lui ancora qualche anno e ha avuto la possibilità di chiudergli gli occhi, come si suol dire, cioè di essere presente alla sua morte. È un legame forte quello di Giuseppe con Giacobbe e quello di Giacobbe con Giuseppe. Ci sarebbe qui da fare tutta una riflessione sul legame con il padre, ma ve la risparmio, poi se avremo modo qualche altra volta la faremo. Versetti 2 e 3. Quindi Giuseppe ordinò ai medici al suo servizio di imbalsamare suo padre. I medici imbalsamarono Israele, cioè Giacobbe, e vi impiegarono 40 giorni, perché tanti ne occorrono per l'imbalsamazione. Gli egiziani lo piansero 70 giorni. Giuseppe, che come sappiamo esercita
un grande potere in Egitto, è una specie di vice re dell'Egitto, ordina ai medici egiziani di imbalsamare il corpo di suo padre. Questo era un uso, in Egitto si usava così. Sono state trovate poi, no, anche nelle piramidi, i corpi imbalsamati dei faraoni, eccetera. L'imbalsamatura era comunemente praticata nell'Antico Oriente in generale. Sapete che significato aveva imbalsamare il cadavere? E lo so, un discorso un po' macabro stasera, ma insomma, però è così. Aveva il significato di preservare il cadavere dalla decomposizione, oltre che di renderlo più gradevole, per così dire, più presentabile, no? Non so se sapete che negli Stati Uniti, per esempio, li truccano i cadaveri, cioè ci fanno, io non ne capisco, fondotinta, come si chiama? No, così fanno, per renderli meno, insomma, vabbè, meno macabri, che ne so, meno. E il nostro pensiero qui corre subito alla morte di Gesù. Vi ricordate che anche in quel caso non ci fu un'imbalsamatura, però certamente le donne già la sera stessa della deposizione dalla croce, in fretta e furia, fecero una prima unzione del corpo di Gesù con gli oli aromatici del caso, e poi la mattina del giorno dopo il sabato, che era un giorno di festa in cui non si poteva lavorare, ben presto andarono al sepolcro per completare l'imbalsamatura. Sappiamo che non ce ne fu bisogno, perché Gesù lo trovarono risorto. Attenzione, Giuseppe fa imbalsamare il corpo di suo padre Giacobbe per preservarlo dalla decomposizione. Guardate che questo può avere sicuramente un significato teologico. Credo la risurrezione della carne. Che significa credo la risurrezione della carne? Non è che risorgeranno le anime. Se le anime sono immortali, e a questo ci credevano anche prima di Cristo, Platone, Aristotele, prima di Cristo dicevano l'anima non muore. Se l'anima non muore, non può neanche risorgere, perché non può risorgere ciò che non muore. Risorge ciò che muore. Che cos'è che muore? Che cos'è che si decompone? Il corpo. Quando noi diciamo credo la risurrezione della carne, diciamo credo la risurrezione dei corpi. I nostri corpi risorgeranno. Adesso non chiedetemi come, in che modo, come saremo. San Paolo, nella prima lettera ai Corinti che noi abbiamo studiato, nel capitolo 15, andatevi a leggere l'intero capitolo 15 della prima Corinti, più o meno cerca di descrivere un corpo trasfigurato, un corpo che non occupa spazio, un corpo che non ha più i bisogni, i limiti, i condizionamenti di questo corpo, la fame, la sete, il sonno. Anche l'espressione genitale della sessualità, non ci si sposerà più. I consacrati nella verginità vogliamo essere testimoni in anticipo di ciò che saremo. Gesù dice saremo tutti come angeli, ameremo in un modo puro, senza procreazione, non si muore, non si nasce. Questa è la condizione. La decomposizione del corpo fa pensare che tutto finisce, ma se il corpo rimane incorrotto, allora fa pensare di più alla risurrezione.
Di recente avrete visto Padre Pio, eh? Anche il suo corpo è stato composto al punto che sembra, no, vivo, in realtà è morto. Ma ci sono nella storia della santità cristiana casi eclatanti. Per esempio, ve ne dico uno sui tanti che ci sono, perché è famosa, Santa Rita da Cascia. Non so se sapete che Santa Rita non è stata mai sepolta e il suo corpo è rimasto incorrotto. E in genere quando fanno la... lo so che stasera è un discorso un po' lugubre, ma insomma, quando fanno la esumazione del corpo, sempre la fanno quando viene beatificata una persona e poi viene canonizzata, quasi sempre trovano questo corpo incorrotto, almeno, cioè non completamente proprio frantumato. Insomma, anche questi sono segni. In questi versetti si parlano di 40 giorni e di 70 giorni. 40 giorni per imbalsamarlo, 70 lo piansero. Chiaramente 40 e 70 sono sempre numeri simbolici da non prendere alla lettera, eh? 40 è un numero fortemente simbolico, 70 è 10 volte 7 che è il numero perfetto. Sembra piuttosto strano quest'ultimo punto, che gli egiziani lo piansero 70 giorni, forse, come dire, una sorta di favore nei confronti di Giuseppe. Alla fine gli egiziani non è che ce ne fregava tanto assai, voglio dire, però lo piansero anche gli egiziani, insomma, vabbè. Versetti 4-6. Passati i giorni del lutto, Giuseppe parlò alla casa del faraone. Se ho trovato grazia ai vostri occhi, vogliate riferire agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto fare un giuramento dicendomi: ecco, io sto per morire, tu devi seppellirmi nel sepolcro che mi sono scavato nella terra di Canaan. Ora possa io andare a seppellire mio padre e poi tornare. Il faraone rispose: va, seppellisci tuo padre come egli ti ha fatto giurare. Passati i giorni del lutto, Giuseppe si rivolge al faraone d'Egitto, a tutta la sua corte, chiedendogli il permesso di andare a seppellire suo padre nella terra santa, nella terra di Israele, nella terra di Canaan. E Giuseppe fa presente al faraone che questa era stata una precisa richiesta di suo padre, ricordate, e che lui si era impegnato con un solenne giuramento. Ricordate che Giacobbe aveva fatto giurare suo figlio Giuseppe: non seppellirmi in questa terra straniera, non voglio essere sepolto in questa terra straniera, voglio essere sepolto nella terra dei miei padri, accanto ad Abramo, accanto ad Isacco. E vi avevo anche spiegato il senso della richiesta di Giacobbe. Essere sepolto in una terra straniera sarebbe stato un oltraggio per lui. Infatti voleva Giacobbe quasi identificarsi con la terra che Dio aveva concesso a lui e ai suoi padri, essere un tutt'uno con la terra santa nella quale un giorno avrebbe soggiornato l'intero popolo di Dio, essere una sola cosa con questa terra, l'appartenenza alla propria terra. Ce l'abbiamo tutti l'appartenenza alla nostra terra, eh? È vero che siamo tutti legati alla nostra terra. Io penso anche adesso alla tragedia invece dei migranti, che non solo si allontanano dalla propria terra, ma spesso muoiono, chissà quanti ce ne sono, non sepolti o sepolti nell'oceano, nel mare. Un gesto di pietà è la sepoltura. Ricordate che è una delle opere di misericordia corporale seppellire i morti, almeno quello.
E il senso della sepoltura, poi ve lo spiego alla fine, anche se qualcuno già lo sa. Versetti 7 e 9. Giuseppe andò a seppellire suo padre e con lui andarono tutti i ministri del faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli anziani della terra d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe, i suoi fratelli e la casa di suo padre. Lasciarono nella regione di Gosen soltanto i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Andarono con lui anche i carri da guerra e la cavalleria, così da formare una carovana imponente. La descrizione di questo funerale, come dire, è volutamente esagerata, volutamente ridondante, e ha lo scopo di far capire queste grandi onorificenze funebri che vengono riservate al padre di Giuseppe. Per seppellire Giacobbe nella terra di Canaan si muovono i ministri del faraone, gli anziani della casa di Israele, i notabili della terra d'Egitto, ovviamente vanno nella terra santa anche tutti i fratelli di Giuseppe, che finora peraltro non erano stati menzionati, e si dice che in Egitto rimangono solo i bambini e il bestiame. Un po' esagerato, cioè qualcuno dei grandi sarà pure rimasto. Le donne non vengono nominate, come vedete, perché non contano nulla, mi dispiace, non contavano, oggi contano, ma all'epoca non contavano nulla. E da qui possiamo anche, vedo un subbuglio, ma è così, no? Da qui possiamo notare come in generale, vabbè, che poi se mi provocate, è vero che non contavano nulla, ma proprio il libro della Genesi ci ha fatto capire quanto hanno comandato Sara sul povero Abramo, Rebecca sul povero Isacco, cioè alla fine, e prima ancora Eva sul povero Adamo, che fece una fiura de passolune incredibile, scusate, per cui non mi provocate, perché se no proprio. Quindi è vero che non contavano nulla, ma fino a un certo punto, perché il libro della Genesi già ci fa capire come quelli che hanno comandato hanno stato sempre i femmine, tutto sommato. Per cui il padre della Chiesa, Tertulliano, dice, parlando male della donna, che la donna è riuscita dove nemmeno il diavolo era riuscito, perché il diavolo qua Adamo non ci aveva provato. Vabbè, questo per dire, insomma, ma quello era un misogino, cioè uno che cioè quando parla Tertulliano della donna dice: tu porta del diavolo sei riuscita dove nemmeno il diavolo era riuscito. Un testo fortemente misogino, cioè di disprezzo del genere femminile. Poi però Tertulliano si sposa e cambia, diciamo, parere, scrive un testo, è un padre della Chiesa latino Tertulliano, scrive un bellissimo testo ad uxorem alla moglie, con dei rilievi addirittura poetici. Si vede che, insomma, anche lui poi viene, vabbè, chiusa la parentesi. Comunque possiamo notare come in generale in tutte le culture più antiche si è sempre riservata una particolare attenzione ai defunti. Chi ama l'archeologia sa benissimo, che anche nelle culture più antiche si è sempre riservata una particolare attenzione ai defunti. La sepoltura dei defunti, l'onorificenza dei defunti c'è in tutte le culture. Vi dirò poi nel foglio che vi ho preparato per la condivisione dei gruppi come invece oggi questa cultura stia cambiando. Ve lo dirò in appresso alla fine, vi accenno soltanto. Oggi mi pare di poter dire che la morte
viene privatizzata, viene tabuizzata. Cioè non si parla nemmeno di morte. Noi abbiamo smarrito il senso della morte, dobbiamo far finta che la morte non esista. Eppure la morte, si dice, niente è più sicuro della morte. Dovremmo imparare a convivere anche con questa realtà che fa parte integrante della nostra vita. Naturalmente non è l'imponenza delle pompe funebri che conta, ma certamente questa descrizione dei versetti 7-9 ci fa capire che il funerale riservato a Giacobbe fu un funerale molto solenne, per così dire. Ma questo fa sempre, come dire, nello sconforto, nel dolore, perché ci siete qua presenti anche persone che avete avuto perdite molto gravi, dico, nello sconforto, nel dolore, comunque fa piacere vedere che tanta gente partecipa, specialmente se poi partecipa con sincerità, con sincero affetto e non tanto per circostanza, voglio dire, perché pare brutto, insomma, no? Ecco. Versetti 10-11. Quando arrivarono all'aia di Atad, che è al di là del Giordano, fecero un lamento molto grande e solenne, e Giuseppe celebrò per suo padre un lutto di 7 giorni. I cananei che abitavano la terra videro il lutto all'aia di Atad e dissero: è un lutto grave questo per gli egiziani. Per questo la si chiamò Abel Misraim. Essa si trova al di là del Giordano. Una volta giunti nella terra di Canaan, tutti i convenuti fanno un lamento molto grande. In genere, per la verità, erano le donne ad elevare le grida acute di lamento. Chi è stato in Israele avrà sentito che anche quando loro pregano davanti al muro del pianto, hanno un modo particolare, le donne, dico, di muovere la lingua. Io non lo so fare, però è significativo che i lamenti, i pianti, sono cosa di donne. Qui invece si dice che è Giuseppe a fare un lungo lamento, quindi quasi una parte femminile, per così dire. Devo dire che anche nella nostra cultura popolare c'era qualcosa di simile, no? Perfino c'erano quelle che venivano pagate per andare a piangere, no? Poi magari qualcuno sbagliava tomba e diceva: un eriavo la cianciuto. Una volta capitava che uno sbagliava tomba, c'era menzura che ciancio che sbagliava tomba. Acqua cianciuto. Questi sono gli aspetti un po' più comici della... viene sottolineato che Giuseppe celebra per suo padre un lutto di 7 giorni, altro numero simbolico, e in ogni caso il racconto mette in luce che anche gli abitanti della terra di Canaan vedono l'imponenza di questo funerale e si rendono conto della gravità di questo lutto per gli egiziani, il che ci lascia intuire che almeno fino a questo momento i rapporti fra egiziani ed ebrei sono buoni. In futuro, quando vedremo il libro dell'Esodo, ci accorgeremo che i rapporti fra egiziani ed ebrei cambiano. Ultimi tre versetti, da 12 a 14. I figli di Giacobbe fecero per lui così come aveva loro comandato. I suoi figli lo portarono nella terra di Canaan e lo seppellirono nella caverna del campo di Macpela, quel campo che Abramo aveva acquistato come proprietà sepolcrale da Efron l'Ittita e che si trova di fronte a Mamre. Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i suoi fratelli e con quanti erano andati con lui a seppellire suo padre. Il testo mette in luce che non solo Giuseppe, ma tutti i figli di Giacobbe
eseguirono le ultime volontà del loro padre. Non si è trattato quindi di una cosa fatta soltanto da Giuseppe, sono tutti insieme. Finalmente la famiglia si è riunita. Dopo tanta invidia, dopo tanta gelosia, dopo tanta divisione, dopo tanto odio, dopo aver fatto tanto soffrire Giuseppe, questi fratelli si riuniscono. I 12 figli del patriarca Giacobbe hanno riacquistato una grande unità e la dimostrano proprio in occasione della morte del loro padre. Come sono brutte le occasioni in cui neanche di fronte alla morte alcuni fratelli e sorelle si riuniscono, neanche di fronte alla morte. Sappiamo, conosciamo casi. Una volta uno dice: ma vedi che morso tuo padre, e te ne vai a ciavagliare, per mia non morso nudo. Vengono i brividi, sono cose che accadono, purtroppo. Non andare a vedere il genitore, per quanto sciagurato, disgraziato, non lo so, vabbè, poi, ma non andare a vedere il genitore nel momento della morte, dividersi, per non dire che de casi sciarrieno presente cadavere, insomma, voglio dire, vergogna, che vergogne. Sono cose che accadono. Qui la Bibbia ci fa capire una cosa bellissima. Giacobbe è morto alla presenza di tutti i suoi figli uniti. Giuseppe ha dovuto soffrire molto per conquistare quest'unità, ma quest'unità si è vista adesso proprio in occasione, come dire, del funerale riservato al loro padre. Così come non è senza significato questo momentaneo ritorno nella terra di Canaan, nella terra santa. Vedete che l'autore sacro della Bibbia, del libro della Genesi, qui ha una intenzione chiara. Qual è l'intenzione chiara? Quella di dire che un giorno l'intero popolo di Israele, che per ora è straniero in Egitto, schiavo in Egitto, tornerà in questa terra santa. La narrazione dell'ultimo capitolo del libro della Genesi si collega così col secondo libro, il libro dell'Esodo, quello nel quale appunto verrà raccontato questo esodo, questo passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla terra santa di Canaan. Andiamo adesso al foglio che avete preso all'ingresso e che serve come sempre per i gruppi di condivisione. Non vi rileggo il riassunto del brano, andiamo ai due spunti di riflessione che io vi sottopongo per i gruppi di condivisione. L'episodio della solenne sepoltura di Giacobbe si presta anzitutto ad una condivisione sul senso della morte nel nostro tempo. È evidente che oggi assistiamo ad alcuni fenomeni culturali. Per esempio, un fenomeno è la tabuizzazione della morte, ve l'accennavo prima. Non se ne parla, si cambia discorso, si fa finta che non esista, eppure niente è più sicuro della morte. Qualche autore dice che oggi la vera pornografia è la pornografia della morte. Un tempo la pornografia riguardava il sesso, non se ne parlava, manco la parola sesso si diceva. Oggi non si parla d'altro, e invece non si parla della morte. Un tempo, quando c'era la pornografia del sesso, non si
parlava di sesso e si utilizzavano linguaggi allusivi, perfino le barzellette erano quasi tutte a sfondo sessuale, proprio per l'imbarazzo, la difficoltà, il discorso allusivo, no? C'è la famosa domanda: l'hai fatto? Che cosa? Con chi l'hai fatto? Che cosa? Tutto allusivo, no? Non si parla. E perfino poi per spiegare la nascita dei bambini, voglio dire, si faceva ricorso anche alla cicogna. Oggi il discorso allusivo riguarda la morte, forse impareremo che è la cicogna che si porta ai morti invece che portare i bambini. Cioè non si parla della morte se non attraverso, non si spiega ai bambini che cos'è la morte, non si sa spiegare, ci si imbarazza perché non si ha la fede, e se non si ha la fede come glielo spieghi? Che cosa vai a fare al cimitero? Che cosa rappresenta il funerale in chiesa per molti? Belle domande. In una cultura del tabù della morte. Secondo, la privatizzazione della morte. Rispetto al passato sono scomparsi diversi segni sociali della morte, che in passato erano perfino eccessivi i segni sociali, no? Vestirsi di lutto, mettere il lutto lì nell'uscio di casa, che ne so, tanti segni sociali c'erano, perfino forse eccessivi. Poi c'era un lutto scritto, angosciante, secondo me, in estate, per i film, ad esempio, perché l'uomo non si limitava a poche cose, insomma, no? Vabbè, i segni sociali, ma segni sociali erano alcuni anche belli, che in parte sono rimasti almeno da noi nel meridione, perché altrove non c'è più niente. Pensate per esempio al preparare un po' da mangiare per i familiari addolorati da parte dei vicini, spesso, o di altri parenti, che si prendevano o si prendono in parte ancora questo da noi, ecco, solidarizzare in qualche modo, un segno di solidarietà. Il rischio oggi è che si muoia da soli, magari in una clinica altamente specializzata ma anonima. Vi ho detto altre volte la mia angoscia nel vedere malati terminali con la badante straniera, cioè non può manco parlare perché chi da manchi capisce. E infine la difficoltà di integrare la morte nella vita, ossia capire che la nostra vita sfocia nella morte e che la morte non è la fine di tutto, ma semmai l'inizio della vita piena, cioè della vita eterna. Ho fatto anche quest'anno, gentilmente invitato dall'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, la mia lezioncina ai nuovi volontari, che sono stati ben 29 quest'anno. E una delle cose che ho detto in questa lezioncina è questa: tu non puoi fare il volontario in ospedale se non hai un buon rapporto con la malattia, col dolore e anche con la morte. Se hai paura della morte, trasmetti questa paura. E dunque, sta attento. Sei riuscito a integrare la morte nella tua vita? Sei riuscito a integrare il senso del dolore, della malattia? O ancora lo tabuizzi? Non so se sono stato chiaro. È importante questo discorso. Così come è importante il convegno che faremo il 14 marzo nella nostra via Brescia con il consultorio familiare di ispirazione cristiana e con un gruppo di Ragusa della SAMOT che si prende cura proprio dei malati terminali con le cosiddette cure palliative. Parlerò io, che mi occupo di bioetica, sapete che questa è la mia materia, la bioetica.
parlerò dell'etica di fine vita, ma poi soprattutto parleranno questi medici specialisti che vengono da Ragusa e che fanno perfino l'assistenza a domicilio dei malati terminali. Altro che eutanasia, altro che suicidio assistito, c'è la cura palliativa, senza poi dire che noi abbiamo un bellissimo sacramento, il sacramento dell'olio degli infermi. Andatevi a leggere la lettera di Giacomo sull'olio degli infermi al capitolo 5, andatevi a leggere Marco al capitolo 6, ma soprattutto io potrei parlare molto anche della mia esperienza di sacerdote insieme ad alcuni ministri straordinari. Quanto sono state belle alcune unzioni dei malati, che non li chiamiamo più neanche estreme unzioni. Una di quelle che ricordiamo più recenti è quella di Giovanna, la moglie di Arturo, no? Pino. Sono arrivato, abbiamo cantato durante l'unzione, abbiamo cantato davanti al re, abbiamo cantato lemi proprio, e lei cantava più di me, dopo poche ore è morta. Allora, sono cose importanti queste. Secondo punto di riflessione: possono aiutarci nella condivisione alcuni concetti espressi nel rito delle esequie che esprimono la fede cattolica in ordine al culto dei defunti. La liturgia cristiana, qui è proprio citazione testuale del rito delle esequie, del libro liturgico. Guardate che la liturgia è maestra di vita. Vi preannuncio che dopo Pasqua faremo due incontri, li abbiamo già fissati col consiglio pastorale, sul significato della messa dal punto di vista liturgico, cioè teologico, non solo cerimoniale, perché la liturgia non è cerimonia, è teologia. Allora, il rito delle esequie. La liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del mistero pasquale di Cristo Signore. Nelle esequie, cioè nei funerali, la Chiesa prega che i suoi figli, incorporati per il battesimo a Cristo morto e risorto, passino con Lui dalla morte alla vita e, debitamente purificati nell'anima, vengano accolti con i santi e gli eletti nel cielo, mentre il corpo, vedete, aspetta, vedete, la beata speranza della venuta di Cristo e la risurrezione dei morti. Vedete che c'è nel rito. Io oso pensare che non tutti i cattolici conoscano queste cose. Siamo ignoranti, scusate. Pur senza indulgere a forme di vuoto esibizionismo, è sempre il rito che parla, il rituale, è giusto che si dia il dovuto onore al corpo dei defunti, divenuto con il battesimo tempio dello Spirito Santo. In particolare ricordiamo che, primo, la celebrazione della Santa Messa intende associare il defunto al mistero pasquale di Cristo morto e risorto, per cui è importantissima quella celebrazione. Amici cari, ci sono funerali che ca iuma canto e iuma suono, cicco cola, e che faccio? Non ci dico a messa, ma io mi sentirei male, mi seguite? Però non la capisco, ci sono 4-5 persone, vedete che è capitato, 10, non risponde nulla, non si fa la comunione, ma io la messa gliela celebro lo stesso, per questo motivo. Secondo, l'aspersione, vi ricordate che alla fine si asperge, è memoria del battesimo, sempre l'aspersione è memoria del battesimo. L'incensazione che noi usiamo è l'onore reso al corpo divenuto tempio dello Spirito Santo. Se per questo l'incensazione noi la riceviamo anche nelle messe solenni, noi qui usiamo spesso l'incenso, no? Vi siete resi conto? Si incensa il celebrante e poi si incensa il popolo.
Caccia a Barzelletta, che qualcuno conosce, nella cattedrale, nella cattedrale presente il vescovo, l'incensatore, il turiferaio si chiama, il ministrante che utilizza il turibolo, l'incensiere, deve seguire un ordine rigorosamente gerarchico, prima il vescovo, poi il vicario generale, poi una volta un ministrante sbagliava una gerarchia e un monsignore di turno, quando si cala la testa, ci disse: vedi che toccava prima a me. E chi lo ci disse? Ossia una paura, fumue. Bellissimo, due fumue, studiavo preciso, dicevo tanto fumue. L'ultima cosa bellissima, la sepoltura, e fa pensare, perché si seppelliscono i morti? Fa pensare al chicco di grano che, caduto in terra, muore per poi risorgere, per poi portare frutto. Sì, oggi la Chiesa tollera anche la cremazione, ma guardate, tollera. Un conto è tollerare, un conto è auspicare. La cremazione non fa parte della nostra lunghissima tradizione, che ha un suo significato. Lo so, stasera è andata così, parliamo di morte, toccate ferro, che volete che vi dico, ma non funziona lo stesso se toccate ferro, perché vi do questa bella notizia: moriremo tutti, anche se tocchiamo ferro. Allora cerchiamo di morire bene, quando sarà la nostra ora. Allora, ci mettiamo adesso in piedi, preghiamo con l'aiuto di Anna Maria e di Antonella, aiutateci a pregare, dai. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Ci rifugiamo in te, o Signore, tra le braccia della tua misericordia, e ci sentiamo nella pace e al sicuro. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo ti affidiamo, Padre, la nostra vita, quella delle persone a noi care e quella di coloro che ci hanno deluso o ferito. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Ti preghiamo, Signore, per i nostri defunti. Perdona i peccati che hanno commesso per la fragilità della natura umana e accogli nella tua pace eterna. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Ti chiediamo, Signore, di rafforzare in noi la fede nella risurrezione e la capacità di consolare quanti sono nel lutto e non hanno il dono della fede. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, la ti turbi, nulla ti
potenti.